della crisi del comparto. Le ricadute del buon esito di Expo su tutto l'insieme delle imprese agricole italiane è modestissimo. Lo sapevamo, lo sappiamo, i dati lo confermano. Quello che Expo può fare ed ha fatto e continuerà probabilmente a fare nei prossimi mesi è aiutare l'export di alcuni segmenti della nostra industria alimentare, ma da ciò avere delle ricadute sull'impresa agricola ce ne passa. L'impresa agricola si misura, come ho detto, con un problema di riduzione della redditività che è esiziale ed è con questo problema che noi dobbiamo misurarci. Fatte queste considerazioni di carattere generale, Presidente, io confermo il nostro sostegno al provvedimento e voglio al tempo stesso auspicare, ma ne sono certo, che il Governo non mancherà di misurarsi con i temi che ho ricordato. Grazie. Grazie a lei. Adesso il collega Bosco, prego. Grazie Presidente, nell'annunciare il voto favorevole al provvedimento in esame, il gruppo di Area Popolare vuole anche sottolineare l'attenzione del Governo nei confronti del comparto agricolo. In tale contesto appare opportuno sottolineare l'importanza che rivestono per il nostro Paese l'agricoltura e l'agroalimentare italiano. 2 milioni di imprese, il 9% di PIL italiano, 3 milioni di lavoratori nella filiera che rappresentano il 14% degli occupati italiani e più di 25 miliardi di euro di imposte. Al tempo stesso è necessario ricordare anche un aspetto negativo e preoccupante. Il numero delle nostre aziende agricole si è infatti ridotto da circa 4 milioni negli anni 60 a 1 milione e mezzo nel 2012. Si tratta di un fenomeno che si è intensificato negli ultimi decenni. Infatti dal 1990 al 2000 il comparto ha perso oltre 400.000 aziende, nel decennio successivo ben 775.000. Con l'approvazione di questo testo si conclude un processo iniziato con il decreto legge numero 91 del 2014, in cui si erano valorizzati non solo strumenti di sostegno alle imprese agricole, ma erano anche state introdotte misure sulla tracciabilità del prodotto agricolo e la correttezza e la regolarità delle stesse imprese. Tornando al provvedimento al nostro esame, una prima linea di intervento concerne certamente la sburocratizzazione delle attività. Il governo del settore agricolo italiano, più di altri, soffre di frammentarietà, eccessiva pesantezza burocratica e di un'impostazione settoriale ormai superata. Ci si è resi conto che è necessario reimpostare complessivamente la struttura legislativa del comparto, che soffre di troppa dispersione di norme e di troppa complicazione nell'applicarle. Dai dati forniti ai sindacati si rileva che un'azienda agricola italiana, per assolvere a tutti gli adempimenti burocratici imposti, spende in media 2 euro ogni ora di lavoro, 20 euro al giorno, 600 euro al mese, 7.200 euro l'anno. All'imprenditore agricolo occorrono 8 giorni al mese per riempire le carte richieste dalle amministrazioni centrale e locale. Con questo provvedimento diamo un mandato al Governo per una revisione organica della normativa, entro tempi precisi, per stilare un codice agricolo che armonizzi diversi livelli normativi. Peraltro, giova ricordare che con il Piano Agricoltura 2.0 si è anticipato questo obiettivo, introducendo attraverso un avanzato sistema informatico la semplificazione dei rapporti tra pubblica amministrazione e comparti dell'agricoltura e della pesca. Nel piano ci sono le domande precompilate, un'unica banca dati di certificati e l'anagrafe unica delle aziende. Gli adempimenti che gli agricoltori dovevano compilare separatamente si semplificano e si sintetizzano in un unico fascicolo aziendale. Sono interventi di buonsenso che non solo tendono a una semplificazione burocratica, ma che intendono valorizzare piccole realtà, spesso presidi preziosi, dei territori più marginali. Sotto questo aspetto assumono grande importanza i nuovi strumenti per favorire processi di affiancamento economico e gestionale di giovani nell'attività di impresa agricola. I dati sull'occupazione dei nostri giovani registrano infatti un crescente interesse per il ritorno alla terra. Con questo provvedimento si dà loro la possibilità di creare società di affiancamento per le terre agricole che vedono un passaggio intergenerazionale importante per tenere insieme tradizione, esperienza e innovazione, per facilitare l'incontro tra chi è in fisiologica uscita dal settore agricolo e chi invece ci vuole accedere. Ma contemporaneamente con questo provvedimento formiamo gli strumenti per iniziare una corretta ed importante opera di controllo condiviso per un contrasto definito e forte al lavoro nero e al lavoro irregolare in agricoltura. Un altro
comparto sul quale questo provvedimento incide fortemente è quello ittico. Secondo gli ultimi dati del Censis, la filiera ittica in Italia genera 4 miliardi di euro di fatturato, contribuendo al 15% del PIL prodotto delle attività marittime. Il settore della pesca professionale italiana vanta, dopo la Spagna, la seconda flotta dell'Unione Europea con 13.000 imbarcazioni e circa 24.500 pescatori attivi. Tuttavia, questo settore di grande importanza per le regioni meridionali vive oggi un momento di grande disorientamento e di sofferenza a causa di molteplici fattori. Nell'ultimo decennio si sono persi 7.000 posti di lavoro, mentre la redditività di impresa è calata del 31% e i costi di produzione sono cresciuti addirittura del 240%. Il testo al nostro esame si muove in coerenza con la nuova politica europea comune della pesca e l'istituzione del Fondo europeo per la pesca e per l'acquacoltura. Ci sono interventi a sostegno della pesca sociale e lo sviluppo dei prodotti provenienti dalla filiera corta ittica. Il dispositivo contiene anche norme finalizzate alla tutela dei consumatori che si integrano per la prima volta con quelle già previste dalla normativa europea in merito alla tracciabilità del prodotto ittico. In questo quadro occorre sottolineare l'importanza delle norme di contrasto al bracconaggio ittico, alla pesca illegale nelle acque interne, una piaga che sta dilagando rispetto alla quale le norme esistenti si sono dimostrate insufficienti. Veniamo infine alla tutela del Made in Italy. Abbiamo ascoltato al relatore la motivazione relativa alla soppressione in commissione del relativo articolo e ne conveniamo. La questione va affrontata in un più carico provvedimento sul quale Area Popolare chiede al Governo di intervenire con la massima rapidità ed un forte impegno. Tuttavia norme che andavano in questo senso sono già contenute nel decreto legge 91 del 2014 e sono altresì contenute in questo collegato agricolo. E muovono in questa direzione anche le norme specifiche che il collegato destina ai singoli comparti ed in particolare a quelli del riso, del pomodoro, del miele e della birra, norme che rivolgono una grande attenzione al consumatore, prevedendo la necessaria indicazione di complete informazioni sul prodotto. Nel settore del riso c'è una delega al Governo per il sostegno della produzione e per la riscrittura di norme di regolazione che sono addirittura precedenti alla guerra. Peraltro il settore risicolo italiano, che è il più importante d'Europa, è fortemente colpito dalla concorrenza delle produzioni dei paesi extra europei. Nel comparto del pomodoro vengono introdotte precise definizioni dei prodotti per consentire che le denominazioni di vendita, le etichettature, forniscano una completa informazione al consumatore. Lo stesso dicasi per il comparto del miele con le norme sull'anagrafe e sul sostegno al reimpianto di alveari immuni da parassiti. Per il settore della birra sono introdotte norme a tutela dei piccoli birrifici con produzione inferiore a 200.000 ettolitri che daranno grande slancio da una produzione artigianale molto spesso portata avanti da giovani imprenditori. Questo provvedimento non è certamente perfetto e molte delle valutazioni critiche che lo riguardano hanno un qualche fondamento. Chiediamo al Governo di tenerne conto per le prossime azioni che intenderà intraprendere a tutela del comparto agricolo. Tuttavia il collegato agricolo costituisce anche un forte segnale di attenzione che questo Governo rivolge al settore. È un testo costruito con il concorso e l'accordo delle associazioni di settore che peraltro ne apprezzano i contenuti e il valore. Per questo motivo Area Popolare voterà convintamente a favore. Grazie. La ringrazio. Zaccagnini, prego. Grazie. Le questioni principali di questo provvedimento, un provvedimento datato che risale appunto al governo Letta, e alcune di queste questioni principali sono state posticipate in altri provvedimenti. Mi riferisco in particolare alle questioni sul mercato del lavoro, sulla regolamentazione del mercato del lavoro agricolo e delle questioni del caporalato. Mi riferisco alla lotta alla contraffazione, all'introduzione di reati agroalimentari che possano garantire e tutelare la produzione interna anche all'estero, ma ovviamente anche sul mercato interno, anzi soprattutto affinché i cittadini italiani possano accedere